soluzioni rispetto a questo problema. Io personalmente ho una soluzione, ho provato a darlo, ho quattro figli, per cui rispetto a un mondo che invecchia, io il mio penso di averlo fatto, ma oggi oggettivamente c'è questo problema che è legato a una senescenza di massa, dicono quelli bravi, per cui oggi un terzo degli italiani è un ultra 65enne e tenderà a diventare la metà di una popolazione. Noi siamo una delle popolazioni con l'età media più alta, siamo ormai a 44 anni medi. Per ogni ragazzo sotto i 18 anni ci sono 4 ultra 65enni, quindi anche quando fra di noi diciamo non ci sono i giovani, che è una società dove i giovani sono pochi. E quindi rispetto a questo, quali sono le soluzioni che noi abbiamo in mente? La prima è comunque una soluzione di sistema, cioè noi nella nostra azione cerchiamo di portare soluzioni che non siano individualistiche. Siamo un mondo che genera competizione, noi educhiamo i nostri figli da quando sono piccoli alla competizione. Ecco, la prima soluzione che noi vorremmo ricordare è quella che cooperare è più bello, si vive meglio, cioè è una condizione umana da cui partire ed è una condizione umana che inevitabilmente impatta. Una proposta umana che impatta su una popolazione che inevitabilmente diventa fragile. Gli ultra 65 anni, ce lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, il 60% di essi ha una malattia cronica. Questo lo dice l'OMS dal 78, a dire il vero. Diciamo, noi come paese ci siamo accorti un po' dopo. È dal 78 che si dice ai paesi, guardate, il problema non è la puzza, è la cronicità. Rispetto a questo, cos'è il metodo cooperativo in sanità? A me colpisce molto il fatto che di 24.000 realtà che hanno diciamo, un assetto privato, no? Quindi si parla tanto di pubblico verso privato in sanità, sono 24.000 le società, oltre 8.000 adottano il metodo cooperativo, quindi un terzo. E più di metà del personale impegnato è dato dalla cooperazione. Quindi è un metodo che tra i professionisti in qualche modo esiste. Ed è un metodo che i professionisti in sanità, quando lo adottano, scoprono che ha il valore dell'appartenenza a un sistema, anche tutto il fenomeno dei gettonisti, che non riguarda solo la cooperazione, anche se quando si parla di gettonisti c'è la parola cooperativa sempre appiccicata, ma molte sono società di capitali, anzi la maggior parte. Un medico, io sono un medico, va via dal sistema pubblico se non si sente appartenere a un sistema, ha bisogno di protezione di un sistema, perché affronta quello che è il bisogno principale di una persona, che è il bisogno di salute. Quindi, oltre questo metodo che noi proponiamo, c'è anche, ci sono delle progettualità che riguardano il sistema territoriale. Il nostro sistema sanitario è a pezzi perché ognuno si occupa di un pezzo. Nessuno mette insieme il puzzle che riguarda innanzitutto i bisogni delle persone. E il secondo difetto è che si è sempre occupato di chi produce e non per chi producono. Quindi il complemento oggetto in sanità è fondamentale. Chi ho davanti? Oggi ho davanti un paziente anziano che vive una cronicità e che ha il diritto di vivere anche questa cronicità nella propria casa. Questa poi è l'introduzione anche della legge sugli anziani, la casa come primo luogo di cura. Ecco, noi abbiamo affrontato il problema da questo punto di vista. Quindi le nostre realtà, e in Confcooperative sono oltre 6.500 le realtà che si occupano di socio-sanitario, le nostre realtà sono andate lì dove esiste il bisogno, dove nelle case, nelle residenze, nei centri diurni, cercando di collegare i puntini di questo sistema. Quindi abbiamo un'idea di come dalla farmacia dei servizi, che può essere l'accesso, a come la medicina generale, che deve in qualche modo valutare i bisogni, a come tutti i servizi erogati dalle nostre cooperative possano rispondere a questi bisogni. Quindi ridurre quel ricorso improprio al pronto soccorso, diciamo prima, che oggi somigliano più a dei gironi infernali, perché c'è un ricorso improprio, ma è improprio perché non ci sono risposte di sistema sul territorio. Quindi il nostro lavoro, la nostra opera, la nostra fatica non è quella solo di erogare servizi in quanto braccia, ma di ripensare
ripensare il sistema in termini di modello e quindi collegare i punti che fanno di questo sistema, che farebbero di questo sistema realmente una proposta di risposta, e quindi poi collegarci a tutte le altre professioni, la medicina generale, la farmacia, abbiamo cooperative importanti di medici di medicina generale che hanno scoperto che lo stare insieme è più utile non solo ai pazienti ma anche a se stessi. Abbiamo cooperative di farmacisti che stanno immaginando sistemi di risposta tramite i quali l'anziano può trovare dalla farmacia vicino casa le risposte più appropriate. Mi sembra appunto un discorso anche molto più di sistema quello che lei sta, come dire, evidenziando. Quindi il sistema ha bisogno anche di professionalità specifiche. Io su questo chiedo al nostro amatissimo direttore e presidente della